私はバルバロ3世です。Alessandro. Ma due parole perché, come dire, perché lo devo ricordare io, lo conoscevamo tutti, lo conoscevano tutti gli italiani. Una definizione possibile di italiano negli ultimi decenni era uno che sa chi è Piero Angela e che è cresciuto con Piero Angela e si è ben visto il giorno in cui è mancato, perché quel giorno telegiornali, giornali, dappertutto, no, non c'era più la guerra, non c'era più il governo, non c'era più niente, c'era soltanto il fatto che era scomparso Piero. Quello che posso raccontare è che appunto io ho avuto il privilegio di lavorare con lui. Ho avuto il privilegio di lavorare con lui per tanti anni, da quando a un certo punto nei primi anni 2000 mi ha chiesto una consulenza. Ne parlavamo con lui di recente, non ci ricordavamo più se era su Carlo Magno o sulla battaglia di Waterloo, ma in ogni caso io avevo fatto dei libri sull'una cosa e sull'altra in quegli anni, e dopo avermi appunto chiesto questa consulenza, dopo che ci siamo incontrati, mi ha detto: ma perché non provi a venire in trasmissione? Dai, proviamo. E da allora è nata questa rubrichina che facevamo insieme e che è andata in onda per l'ultima volta nella serie di Super Quark che abbiamo visto a luglio e ad agosto. Le puntate di Super Quark che potete aver visto a luglio e ad agosto le avevamo girate all'inizio di giugno. Piero ancora all'inizio di giugno era in studio, non faceva più quello che faceva fino a pochi anni fa negli interminabili momenti morti delle registrazioni televisive: alzarsi, andare al pianoforte e improvvisare un po' di jazz o suonare qualcosa a memoria, così per ingannare il tempo, col risultato che i momenti morti si prolungavano perché la gente, anziché lavorare, si fermava e veniva lì a sentirlo. Ecco, cos'altro dire? Era l'unica cosa che posso dire di lui, appunto, che so, avendolo visto non soltanto sullo schermo televisivo, e che anche nella realtà era così come lo vedevi in televisione. Era una di quelle persone di televisione che sono uguali nella vita vera. Era lo stesso gran signore, la stessa persona pacata, cortese, ma molto convinta anche delle sue opinioni, con una gran voglia di parlare delle cose che secondo lui erano importanti, urgenti, che bisognava comunicare, che bisognava condividere, ma con lo stesso tratto appunto affabile, ripeto, da gran signore che gli vedevi in televisione. Beh, non c'era niente di finto, era così anche nella realtà. Era un uomo di altri tempi. Lui ultimamente si divertiva a dire: sì, sono un uomo di altri tempi. Una volta mi ha raccontato: pensa che quando ero giovane ed ero corrispondente della RAI a Parigi, a Bruxelles, in Belgio, ho incontrato un signore che da giovane aveva incontrato un soldato che aveva combattuto la battaglia di Waterloo. E lo divertiva immensamente questa idea che bastava dalla sua vita e un'altra per collegare la nostra epoca con l'epoca di Napoleone. Però io direi che quest'uomo di altri tempi era un uomo di tutte le epoche, e credo che anche in futuro, se continuerà le persone a guardare le cose che noi facevamo per la televisione, Piero sarà uno che sarà capace di parlare anche alle generazioni future. Volevamo chiudere questa piccola parentesi, poche righe, di un libro scritto, sembrerebbe ieri, 10 anni fa, un libro bellissimo fatto da Piero Angela e Alessandro Barbero. Si chiama Dietro le quinte della storia. Piero Angela: c'è un problema intrinseco in questo fuori sincrono tra la velocità dei cambiamenti e la velocità di adattamento. Cioè il fatto che la gente solitamente studia al massimo fino a 20-25 anni, ma poi vive fino a 80. L'impronta educativa quindi è quella del primo periodo della vita. L'aggiornamento avviene attraverso i mezzi di comunicazione, letture, esperienze, gli incontri, ma se si va a vedere da vicino quello che succede in realtà nel nostro paese, il 50% degli italiani non legge un solo libro l'anno. Anche i giornali hanno basse tirature e le ricerche dicono che gli articoli più letti, oltre ai necrologi, sono quelli cronaca nera, sport e spettacolo. Quanto alla televisione, sappiamo bene che non è messa in grado di possedere quell'autonomia finanziaria che le consenta di non dover rincorrere l'audience, specialmente nelle ore di grande ascolto, e di poter esprimere così al meglio le potenzialità che possiede. Questo insieme di cose fa sì che il Paese abbia difficoltà, mediamente, a viaggiare alla stessa velocità di cambiamenti ed esprima una classe politica che in gran parte riflette e interpreta questo ritardo culturale.
Lo si vede in particolare nei settori che sono cruciali per lo sviluppo di un paese moderno: educazione, ricerca, innovazione, attrattività, meritocrazia, corruzione, burocrazia, tempi della giustizia. Gli risponde a conclusione Alessandro Barbero: temo che sia proprio così. L'Italia paga la sua complessiva arretratezza, il basso livello culturale, il peso delle clientele, la faziosità della vita politica, la poca capacità di unirsi. È il destino del nostro paese fin dai tempi dell'unità: grandi potenzialità ma gravissimi ritardi. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale c'era l'abitudine di classificare i paesi in base alla loro forza economica o militare. C'erano le grandi potenze e le potenze di secondo ordine. Bene, non si sapeva mai se considerare l'Italia l'ultima delle grandi potenze o la prima delle potenze minori. Oggi è un po' la stessa cosa. La storia pesa e non è facile sfuggire alla sua eredità. Ma per fortuna, nella storia d'Italia ci sono stati anche momenti di grandiosa creatività che ci hanno portato al vertice. E io ho fiducia che quell'Italia esiste ancora, anche se sommersa, e che prima o poi verrà fuori. Ed è qui. Grazie. Grazie. Beh, nel titolo di questa lezione avete riconosciuto tutti un verso di Dante che è tra i più noti, libertà va cercando, che si cara. In che contesto Dante scrive questo verso? Siamo nel primo canto del Purgatorio e Dante qui fa una delle scelte più audaci dal punto di vista teologico dell'intero poema. Lui e Virgilio sono appena usciti dall'inferno, no? Sono usciti dall'inferno a rivedere le stelle. Un attimo di sollievo. Appena Dante abbassa lo sguardo dalle stelle per guardarsi intorno, vede un vecchio che è lì da solo, coi capelli lunghi, la barba che comincia a imbiancare e che gli ispira subito, dice Dante, una enorme riverenza. E il vecchio si rivolge abbastanza bruscamente a Dante e a Virgilio e in sostanza gli dice: ma chi siete voi due che venite fuori così dall'inferno? Ma da quando in qua lasciano uscire i dannati? Cioè, hanno cambiato le regole? E Virgilio per prima cosa fa abbassare lo sguardo a Dante. Dante stava lì tranquillo a guardarlo in faccia, no, il vecchio. Virgilio gli fa, lo fa inginocchiare e poi spiega al vecchio che loro hanno l'autorizzazione. Dante è vivo in realtà, non sono due dannati che scappano dall'inferno. Dante anzi è ancora vivo. Dice: questi non vide mai l'ultima sera, cioè l'ultimo giorno per Dante non è ancora arrivato, dice Virgilio. E poi aggiunge due versi su cui non ci si sofferma mai abbastanza: ma per la sua follia le fu sì presso, cioè fu così vicino all'ultima sera della sua vita, che molto poco tempo a volger era. Cioè Dante ci sta dicendo per bocca di Virgilio che nell'anno 1300, che è il momento in cui si svolge il loro viaggio nell'oltretomba, nell'anno 1300 lui, Dante, per la sua follia era stato a un passo dalla morte. Ma cosa sta dicendo? Alcuni commentatori si sono sforzati di dire: ma no, ma sta parlando della morte spirituale, sta parlando del peccato, la selva oscura, avete presente? Ecco, Dante si era perso. Però, con tutta la buona volontà, qui Virgilio sta parlando della morte fisica. Dice: questo è ancora vivo, ma c'è mancato poco. E quindi Dante è stato un passo dal farsi ammazzare? Può anche darsi che voglia dire questo. Dante nell'anno 1300 era immerso nella politica fiorentina e la politica fiorentina di allora era un posto pericoloso, ecco, dove il rischio di lasciarci la pelle c'era concretamente. Però devo anche dire che nell'anno 1300 il partito di Dante era al potere, era al governo, tanto che in quell'anno lui ha occupato il seggio più alto nel governo di Firenze, è stato uno dei priori. E l'anno dopo che cominceranno i guai per quelli come lui, l'anno dopo ci sarà il colpo di stato del partito rivale, dei Guelfi Neri, ci saranno gli ammazzamenti e i pestaggi e gli esili. Ma nell'anno 1300 no.
Vien da chiedersi se Dante non ci stia dicendo per bocca di Virgilio che lui per un momento aveva rischiato il suicidio. Può sembrare un'assurdità? Non del tutto, rimane un'ipotesi, ognuno questo passo lo interpreta come vuole e come può. Però non è un'ipotesi completamente campata in aria, perché il problema è chi è questo vecchio signore con cui stanno parlando. Questo vecchio signore che è il governatore del purgatorio, non è solo il custode, non è il portinaio, è proprio il governatore, dice, l'ha detto, le mie, che ci fate qui alle mie grotte? E Virgilio, dopo aver raccontato che appunto Dante ha passato un momento difficilissimo, spiega che lui è stato mandato a salvarlo, che devono attraversare i tre regni e quindi devono passare, chiedono il permesso di passare per il purgatorio. E per assicurare al vecchio che Dante è degno di passare il purgatorio e salire ancora più su, gli dice appunto questa cosa famosa: libertà va cercando, che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. E poi continua con una terzina che ci rivela chi è il vecchio. Tu sai che non ti fu per lei, per la libertà, che non ti fu per lei amara, inutica la morte. Ove lasciasti la vesta, il corpo, ove lasciasti la vesta che al gran dì, il giorno del giudizio, sarà sì chiara. Cioè il vecchio è uno che è morto per la libertà, a Utica, e che un giorno splenderà, il giorno della risurrezione, quando ritroverà il suo corpo splenderà di luce in paradiso. Chi è che è morto in Utica per la libertà? Catone. Catone uticense, per l'appunto, ce n'è due di Catoni, come sapete, bisogna trovargli dei soprannomi. Questo è Catone uticense, politico conservatore della Repubblica Romana, filosofo stoico, uno degli eroi della storia della Repubblica Romana, un uomo all'antica, rispettato da tutti, magari anche deriso alle spalle per la sua eccessiva serietà, si diceva che non aveva mai riso in vita sua. Poi in realtà Catone, vabbè, qui non vorrei perdere tempo divagando, mi allontano dal tema, ma l'idea di virtù degli antichi romani a volte a noi ci lascia un po' perplessi. Una delle grandi virtù di Catone che gli autori antichi citano per dirci che grand'uomo era è il fatto che era sposato con una moglie che amava moltissimo, Porzia, ma quando un altro uomo, un politico molto influente, si è innamorato di Porzia, Catone ha deciso di divorziare e di lasciargliela a lui. Quando poi l'altro è morto, Catone se l'è ripresa, si sono risposati un'altra volta. Questa per gli antichi romani è una cosa meravigliosa che soltanto un grande uomo poteva fare. Dopodiché Catone appunto si uccide perché ha combattuto contro Cesare. Ha combattuto contro Cesare con i repubblicani, con quelli che volevano difendere la Repubblica contro la tirannide. È morto perché fuggito in Africa. Dante ne parla spesso di Catone, anche nel Convivio dice che era venuto in Africa, Utica è in Africa, col popolo di Roma, la signoria di Cesare fuggendo. E quando poi Cesare ha vinto, Catone si è suicidato. Ora, naturalmente noi quando leggiamo la commedia rischiamo di dimenticarci che ogni personaggio che Dante incontra è lui che ha deciso di metterlo lì. Ci viene talmente naturale, è ovvio, no? A un certo punto c'è Farinata degli Uberti, certo, ovvio, a un certo punto c'è Ulisse, ma ogni volta è lui. E Dante, in un momento importantissimo della commedia, è uscito dall'inferno, adesso stanno cominciando a salire verso la luce, e lì, a guardia del purgatorio e al governo del purgatorio, Dante a un certo momento si deve essere detto: ma qui ci vuole un personaggio importante. Qui ci vuole un personaggio significativo, ecco, significativo. E cosa decide Dante? Decide che all'inizio del purgatorio ci mette un personaggio che simboleggia la libertà. Uno che è morto per la libertà. Perché il viaggio attraverso il purgatorio e il paradiso è un viaggio verso la libertà. La libertà cristiana, la libertà intesa in senso teologico in mille modi, ma invece Catone è uno che è morto per la libertà politica, per non doversi sottomettere a un dittatore, per quello è morto.
Ma perché vi dicevo che è una scelta così ardita? Ma perché questo si è suicidato. Si è suicidato Catone. E Dante decide che non è all'inferno neanche un po', e non è neanche in purgatorio in realtà, è lì a governarlo il purgatorio, ma ci assicura subito che il giorno della risurrezione splenderà di luce. Ora voi capite, per gli antichi il problema non si poneva, perché gli scrittori antichi che Dante ha letto, dove ha imparato che c'è stato un giorno un Catone, gli autori antichi del peccato mortale non avevano mai sentito parlare, non gliene poteva importare di meno, e quindi non avevano nessun problema a dire: questo è un grande eroe, uccidersi per la libertà è la più grande cosa che si possa fare. Però nel mondo cristiano qualche problema in più c'è, naturalmente. Si può dimenticare che il suicidio è un peccato mortale? Ora, in realtà la teologia cristiana, e in particolare la teologia medievale, è molto più complessa e molto più libera nella sua discussione di quello che noi potremmo immaginare. Certo che suicidarsi è un peccato mortale, però poi andiamo a vedere cosa dicono i grandi teologi cristiani. Sant'Agostino. Sant'Agostino aveva detto: no, l'uomo non ha il diritto di suicidarsi. Suicidarsi è un peccato mortale. Poi però, come al solito, ad Agostino succede molto spesso, si è contraddetto. Perché? Perché poi qualcuno gli ha ricordato che ci sono quelle sante che al tempo delle persecuzioni, quelle martiri che al tempo delle persecuzioni hanno preferito uccidersi piuttosto che sottostare agli oltraggi, no, degli sbirri. E allora con quelle come la mettiamo? Allora Agostino dice: no, ma quelle lì è diverso, perché quelle lì si sono suicidate per ordine divino. E quindi non hanno sbagliato, hanno ubbidito a Dio. In quel caso va benissimo. San Tommaso, che diversamente da Agostino riflette a fondo proprio su tutto e poi alla fine riesce a dare una versione senza contraddizioni, San Tommaso, che per Dante è un fondamento della sua preparazione culturale, avrebbe potuto essere il nonno di Dante come generazione, grosso modo Tommaso d'Aquino, quindi al tempo di Dante è già il punto di riferimento più solido degli intellettuali cristiani. San Tommaso dice: no, allora suicidarsi naturalmente in linea di massima non si deve fare, a meno che non avvenga per ispirazione divina, per mostrare un esempio di fortezza, per far disprezzare la morte. E a questo punto Dante si sente in diritto di aggiungere: oppure per non dover vivere schiavi di un tiranno. Oh, la teologia medievale è una cosa complessa, anche perché non sempre c'è un consenso ufficiale, non tutti sono d'accordo, non tutti sono obbligati a essere d'accordo con San Tommaso, per esempio. Per cui tra i commentatori medievali di Dante, per esempio, c'è chi invece si scandalizza. Benvenuto da Imola, uno dei grandi commentatori che nel 300, sapete che noi leggiamo la Divina Commedia col commento, senza non capiremmo niente. Ma non è perché è scritto in una lingua difficile, non è quello il punto. Anche loro avevano bisogno del commento. Fin dall'inizio nasce l'industria dei commenti danteschi. I primi che scrivono commenti a Dante sono i suoi figli. E in uno di questi grandi commenti del 300, Benvenuto da Imola, dice appunto: ma come ha messo Catone a custodire il purgatorio? Avrebbe dovuto metterlo all'inferno. Questo era un pagano, infedele, e in più si era suicidato. E Benvenuto da Imola conclude che questa invenzione di Dante, videtur sapere eresim, mi sembra che puzzi di eresia. Ma quella era l'opinione di Benvenuto, non aveva letto Tommaso, non aveva controllato bene. Sta di fatto che appunto Dante si muove su un crinale in ogni caso difficile, eppure fa questa scelta. Catone è un personaggio centrale della commedia perché è morto per la libertà. E dunque la libertà è una cosa appunto così cara che per lei vale la pena anche di perdere la vita. Non è un'idea originale, ovviamente, non l'ha mica inventata Dante questa cosa, la grandezza sta nel modo in cui l'ha espressa. Questa cosa gli intellettuali del Medioevo la trovavano in abbondanza negli scrittori antichi di cui si nutrivano. Così come noi, se dovessimo dire: dov'è che per la prima volta abbiamo sentito parlare della libertà? Della libertà come una cosa così importante che uno può anche morire
per la libertà, dov'è che l'abbiamo letto? Probabilmente a scuola, nelle lettere dei condannati a morte della Resistenza. Ecco, anche noi l'abbiamo letto nei libri, perché a noi che viviamo adesso non è mai capitato di dover decidere se rischiare la vita per difendere la libertà, no? Ecco, ed è sempre la stessa cosa. Ecco, la cosa importante è una delle cose più importanti che ho scoperto preparando questa lezione. Perché uno poteva anche dire, ma chissà, magari nel Medioevo la libertà voleva dire un'altra cosa. Magari loro intendevano, avevano un'idea diversa dalla nostra. Ma un'idea di fondo, per cui libertà vuol dire non dover vivere sotto un potere tirannico, non dover vivere sotto un potere arbitrario, vivere in una società dove nessuno può dirti arbitrariamente che cosa devi fare, che cosa devi pensare. Ecco, tutta la nostra civiltà per millenni ha pensato che questo sia la libertà. Lo pensavano gli antichi, lo pensavano gli uomini del Medioevo, i cristiani del Medioevo, e l'hanno pensato i nostri antenati che hanno fatto le rivoluzioni dell'età moderna, e abbiamo continuato a pensarlo fino ad oggi. Dopodiché, naturalmente, uno può dire, ma sì, va bene, però nel Medioevo, certo, gli intellettuali leggevano i libri e trovavano Catone. Sarà stato un concetto che circolava così tanto? I luoghi comuni sul Medioevo, ecco, è difficile che ci preparino a immaginare un'epoca così affezionata alla libertà. È più facile che venga in mente la servitù della gleba o i terrori dell'Inquisizione. Invece, in realtà, andando a cercare, ci si rende conto che questo tema della libertà viene fuori continuamente nella vita politica medievale, nelle cronache che raccontano le vicende di quell'epoca. Viene fuori continuamente e, per carità, viene fuori con continui riferimenti alle fonti antiche, perché gli intellettuali del Medioevo sono fatti così, hanno letto dei libri e poi su quei libri ragionano, ci trovano quello che gli serve, lo fanno proprio, lo interpretano a loro modo, ma partono da quello. Il Medioevo è un'epoca che crea enormemente, ma sempre partendo dal mondo antico, dall'eredità dell'antichità. Ed è straordinario vedere come un cronista medievale che racconta uno scontro dei suoi tempi non fa nessuna fatica a trovare dei testi antichi, classici, che a lui sembra che in fondo stiano raccontando la stessa cosa, e allora va a prendere addirittura le parole degli autori antichi. Detto così è un po' astratto, provo a darvi un esempio concreto. Avete presente l'imperatore Federico Barbarossa quando cerca di sottomettere i comuni italiani? La pretesa dell'imperatore Federico Barbarossa di imporre la sua autorità in Italia è una pretesa perfettamente legale, perfettamente legittima. Lui è l'imperatore ed è il re d'Italia. E in altri regni, in Francia, in Inghilterra, i re fanno e come pagare le tasse alla gente e rispettare la loro giustizia. In Italia, per un insieme di motivi, non succede così. Gli italiani si sono abituati, parlo di quelli del XII secolo, a non essere governati da nessuno, a non obbedire a nessuno, a fare quello che vogliono. E ogni città, l'Italia è un paese di città, ogni città si è creata la sua amministrazione, non obbedisce a nessuno, non rispetta nessun altro. E poi viene un momento in cui invece un giovane imperatore che ha tutta la vita davanti decide di investire un pezzo della sua vita per vedere se in Italia c'è davvero ancora un re e se è ancora possibile farsi ubbidire. Contro di lui si scatena la resistenza di quelle città che si sono abituate a non obbedire a nessuno e che immediatamente, come dire, lanciano lo slogan della loro lotta. È una lotta per la libertà. Libertas Italiae. E la propaganda su questo tema della libertà, che vuol dire non dover obbedire ad autorità che non riconosciamo, non dover pagare le tasse senza aver dato il nostro consenso. In certi casi vuole anche dire non dover obbedire a questi tedeschi che non si capisce con che lingua parlano. Ecco, vuol dire tante cose. Questa libertà è talmente sulla bocca di tutti che anche i cronisti tedeschi, anche i cronisti del Barbarossa, sanno che gli italiani non parlano d'altro che di questo.
e quando raccontano quello che sta succedendo lo mettono in luce questo fatto. C'è un cronista, si chiama Rachevino, che scrive le imprese dell'imperatore Federico, quindi è un cronista di corte dalla parte dell'imperatore, racconta di quando a un certo punto all'inizio della ribellione in Italia un grande nobile lombardo, il conte di Biandrate, Guido conte di Biandrate, in una grande assemblea ha provato a convincere gli altri italiani che era meglio sottomettersi all'imperatore. Rachevino ci dice, in virgolettato, il discorso del conte di Biandrate all'assemblea, se lo inventa lui ovviamente, parola per parola non gliel'avranno riferito. Secondo il cronista tedesco, il conte di Biandrate si rivolge ai lombardi ribelli contro il loro imperatore dicendo: io lo so che qua in giro si dice che la libertà è una cosa senza prezzo, res inestimabilis. E sono d'accordo anch'io. Lo so, dice il conte di Biandrate, che è bello combattere per la libertà e che sottomettersi all'imperatore dopo che ci siamo abituati alla libertà. Post longam libertatis consuetudinem. Lo so che è bello tutto questo. Però ragazzi, dice il conte di Biandrate, secondo il cronista tedesco che sta raccontando e inventando questa cosa, guardate che è bello combattere quando c'è qualche speranza di vittoria, ma contro l'imperatore non ce la possiamo fare. E quindi in questi casi è meglio sottomettersi, perché uno che continua a ribellarsi anche quando sa che perderà non è uno che ama la libertà, è uno che vuole finire male, è un suicida. Ecco, male mortis cupidum, non libertatis amatorem, è uno che va a cercarsi una brutta morte. Naturalmente per il cronista Rachevino, se gli avessero chiesto Ecatone, Rachevino avrebbe detto: anche Ecatone ha sbagliato. Come vedete c'è spazio per tutte le opinioni. E il conte finisce la sua arringa dicendo: noi non siamo all'altezza dei nostri antenati, i nostri antenati erano meglio di noi, amavano la gloria, l'onore e la libertà anche più di noi. Eppure i nostri antenati mica si ribellavano contro l'imperatore. Allora, bellissimo passo, bellissimo discorso inventato dal cronista per descrivere una situazione in cui è plausibile però che si siano dette cose del genere. Se non che noi sappiamo anche come ha fatto il cronista Rachevino per costruire questo discorso del conte di Biandrate. È andato a prendersi un'opera antica, La guerra giudaica di Flavio Giuseppe. Flavio Giuseppe è uno scrittore ebreo, romanizzato, ellenizzato, che vive al tempo della grande rivolta degli ebrei contro Roma, al tempo in cui Tito assedia Gerusalemme. Flavio Giuseppe scrive la storia della guerra di Roma, di Tito contro gli ebrei, a cui lui ha partecipato stando nel campo di Tito, pur essendo ebreo, perché lui, Flavio, era, oltre che essere cittadino romano, come dice il suo nome, Flavio Giuseppe era convinto che non c'era speranza, che questa rivolta degli ebrei contro Roma era destinata a essere schiacciata nel sangue. E di conseguenza Flavio Giuseppe dice, nella sua storia della guerra, dice: quando Tito è arrivato per assediare Gerusalemme, io ero ancora in città e mi sono rivolto ai miei compatrioti, gli ebrei, dicendogli: è bello morire per la libertà, lo so, lo sento dire dappertutto, sono d'accordo anch'io, bellissima la libertà, però quando non c'è speranza di vincere è meglio arrendersi, la clemenza dell'imperatore ci salverà la vita. Ecco, in sostanza Rachevino ha trovato nel suo scaffale di classici una storia che gli ha fatto dire: ecco, è esattamente come adesso. Al posto degli ebrei ci sono questi scalzacane degli italiani, al posto dell'imperatore Tito c'è l'imperatore Federico, e i discorsi da fare in un contesto come questo me li offre già Flavio Giuseppe. Salvo che, entro in un piccolo dettaglio,
qui sto sfiorando forse un po' troppo il mio lavoro di specialista e voi mi scuserete. Uno paragona questi due discorsi parola per parola. Rachevino ha fatto dire al conte di Biandrate: i nostri antenati amavano la gloria, l'onore e la libertà più di noi. L'ha fatto dire anche Flavio Giuseppe, l'ha copiato da Flavio Giuseppe? No, quelle tre parole lì non le ha copiate. Flavio Giuseppe diceva ai nostri antenati era meglio di noi, ma della libertà non ha parlato, ce l'ha ficcata il cronista medievale. È lui che ha pensato che nel contesto di un discorso come questo era naturale che venisse fuori il tema della libertà. Quindi, facciamo un primo punto. Questo tema gli autori medievali lo trovano belle pronto nella letteratura antica che conoscono a memoria, ma danno per scontato che si applica perfettamente anche nella loro epoca. Però c'è anche un'altra componente della cultura degli autori medievali, ed è la componente religiosa, biblica, cristiana. Anche lì trovavano degli esempi che erano perfettamente calzanti per parlare di libertà. Ho parlato del Barbarossa e della Lega Lombarda, parliamo di un'altra vicenda che almeno una volta si studiava a scuola, che tutti conoscevamo benissimo, i Vespri siciliani. Un'altra di quelle pagine di gloria di un'Italia già sottomessa allo straniero e che però dimostra il suo amore per la libertà ribellandosi contro lo straniero. I Vespri siciliani, 1282, quando Dante era un ragazzino. Dei Vespri siciliani esistono molte cronache contemporanee, fra cui una molto bella che si chiama Il ribellamento di Sicilia. È una cronaca scritta in siciliano. Tenete conto che all'epoca la Sicilia è la zona d'Italia dove con più convinzione si scrive nell'italiano parlato sul posto, anziché sforzarsi di scrivere in una specie di italiano internazionale, diciamo così, toscano, come si sta facendo un po' dappertutto altrove. In Sicilia scrivono in siciliano. Il che vuole anche dire che le citazioni che vi voglio fare ve le dovrò fare io col mio accento piemontese. Però è il siciliano del XIII secolo. Il cronista racconta che il motore della congiura che scatenerà la rivolta contro il tiranno, contro gli oppressori francesi, Giovanni da Procida, fa il giro dei baroni siciliani per convincerli a aderire alla congiura. E li accusa di viltà, perché dice: guardate in che servitù siete tenuti dal re Carlo, Carlo d'Angiò, e voi vi accontentate di vivere così? Or non vi moviriti già mai, ma sempre seriti servi, putendo essere signori. E i baroni dicono: sì, è vero che siamo tenuti come se fossimo dei servi, però il re è troppo potente per ribellarsi. Dundi a noi pari, chi per nessuna causa potessimo uscire di servituti. Il termine libertà fin qui non è comparso. Ma Giovanni dice ai baroni: voi vi sbagliate a credere che sia impossibile, e vi posso liberare, io vi posso liberare. A questo punto i baroni siciliani, convinti, scrivono al re d'Aragona per chiedere aiuto. Gli chiedono aiuto, sì, come uomini venduti e soggiugati, come besti, pregando che voi ne diggiate liberari e livare di li mano di li nostri nemici, siccome liberau Moisés lo popolo di Israel di mano di faragoni. Hanno letto la Bibbia, hanno letto l'Esodo, sanno che un popolo può essere oppresso da un malvagio tiranno. Là era il faraone, qui non c'è bisogno dei classici. Uno può non aver letto Flavio Giuseppe, basta aver letto la Bibbia. Ci sono tiranni il cui potere è insopportabile e Dio benedice quelli che si battono per liberare il loro popolo dalla tirannide. Questo significa anche che la Chiesa, anche se indubbiamente la Chiesa ha un ruolo di controllo, di sorveglianza del pensiero, che col tempo diventerà sempre più pesante, però al tempo stesso la Chiesa, nella nostra società medievale, è anche un elemento che, come dire, scompiglia le carte e rende più facile discutere di libertà e di tirannide,
perché la Chiesa è una grande organizzazione internazionale, sovranazionale, che esiste dappertutto, che ovunque negozia coi poteri locali e che cerca di arrivare a accomodamenti coi poteri locali, ma non si identifica con loro. Tenete conto che questa è davvero una delle caratteristiche straordinarie della nostra civiltà europea a partire dall'avvento del cristianesimo. È una cosa che non c'è da nessun'altra parte, non c'è stata nell'antichità da nessuna parte. Gli imperatori romani non avevano una chiesa con cui fare i conti fino a quando non hanno, stavo per dire, hanno commesso l'errore, scherzavo, di diventare cristiani. I sultani a Istanbul non avevano, l'imperatore in Cina non avevano a che fare con un'organizzazione appunto multinazionale, vastissima, ramificatissima, estremamente convinta della propria superiorità, comprendente quasi tutte le teste migliori che ci fossero in giro, con una straordinaria capacità di azione e di persuasione, e che se entrava in conflitto col potere politico, se veniva spinta con le spalle contro il muro, finiva per dire, fra il potere politico e noi, siamo noi che, allora, che abbiamo ragione. Il potere politico si deve obbedire finché si comporta bene, ma in certi casi non bisogna neanche più obbedire al potere politico. Solo i sovrani dell'Europa cristiana hanno dovuto fare i conti sempre nei secoli con questo genere di organizzazione piantata lì sotto il loro naso. E che, come dire, anche sul piano teorico giustificava una dialettica che in altre civiltà è più difficile trovare. Sempre San Tommaso dedica molta attenzione a discutere la legittimità del potere politico ed è chiarissimo sul fatto che in certi casi non sempre bisogna ubbidire a chi comanda, perché nella nostra coscienza noi dobbiamo essere consapevoli se chi comanda comanda in modo legittimo oppure no. E San Tommaso, che procede per gradi, a questo punto dice: ma se i sudditi vivono sotto un potere non legittimo, un potere tirannico, allora hanno anche il diritto di ribellarsi contro l'imperatore, contro il re? Eh sì, dice San Tommaso, è certo che hanno il diritto di ribellarsi, forse anche il dovere, e ribellarsi anche con la violenza, certo, alla fin fine. E può capitare che i sudditi si ribellino contro il loro sovrano ingiusto e lo uccidano, hanno il diritto anche di ucciderlo? Io non so quanto tempo ci ha pensato San Tommaso, poi alla fine ha detto, eh sì, hanno anche il diritto di ucciderlo il sovrano, se il sovrano è un tiranno. Un cronista inglese del 200 racconta che un bel giorno il re d'Inghilterra, Enrico III, cominciò a fortificare con una nuova cinta di mura la Torre di Londra. La Torre di Londra avete presente, no? Andiamo tutti a vederla quando visitiamo Londra per la prima volta, è uno dei luoghi famosi di Londra. Magari non ci ricordiamo che per secoli è stato un luogo sinistro, era l'equivalente della Bastiglia, era il luogo dove finivano i prigionieri politici e dove la gente spariva senza tanto chiasso. E nel 1239 il re Enrico III comincia a rafforzare la Torre di Londra, ci investe un sacco di soldi e poi una bella notte la torre crolla. Il re la fa ricostruire, spende di nuovo un sacco di soldi, l'anno dopo la torre crolla, sempre nella stessa notte, che è la notte di San Giorgio, protettore d'Inghilterra. La torre crolla e la seconda volta il cronista che racconta questa storia, che è un monaco benedettino, racconta con grande godimento che c'è un prete il quale quella notte, quando la torre di Londra è crollata per la seconda volta, il prete ha fatto un sogno. In sogno ha visto San Tommaso Becket, uno dei grandi santi d'Inghilterra, arcivescovo di Canterbury, fatto uccidere dal re ai suoi tempi perché si opponeva, appunto, difendeva la libertà della Chiesa contro le prevaricazioni del re. San Tommaso Becket è apparso in sogno al prete, il quale l'ha visto in paramenti pontificali, arcivescovo di Canterbury, e con aria molto corrucciata nel sogno del prete, San Tommaso Becket, non è il San Tommaso di cui parlavo prima, e lo sapete bene, San Tommaso Becket col suo bastone da arcivescovo menava botte sulla Torre di Londra, riducendola in briciole. E il prete ha raccontato poi: io nel sogno
la prima cosa che mi è venuta in mente è: quanti soldi era costato tutto questo lavoro? Gliel'ho detto. San Tommaso mi ha detto che se si fosse trattato solo di dar lavoro agli artigiani e pane ai poveri, tutta quella spesa sarebbe stata giustificata. Ma quelle mura non erano state costruite per difendere il regno, ma per opprimere gli innocenti cittadini, dice Cives, il monaco del 200. E perciò era giusto che crollassero. E il cronista prosegue dicendo che di questo crollo della Torre di Londra gli abitanti di Londra sono stati contentissimi, perché per loro era come una spina nel fianco, sapendo molto bene che quelle mura servivano a tenerli in soggezione e a imprigionare chiunque avesse voluto combattere contro il re per la libertà della città. E dunque abbiamo visto alcuni esempi di come i cronisti medievali non fanno nessuna fatica a evocare la libertà, riferendosi ora alla tradizione classica, ora a quella cristiana, contro i sovrani tirannici. Ci sono anche altri contesti politici. In Italia, per esempio, dopo che il tentativo del Barbarossa di sottomettere i comuni viene definitivamente sconfitto, ecco, la modalità normale di governo in una città italiana è il comune. Il comune che in teoria rappresenta tutti. Noi sappiamo che effettivamente per molto tempo i comuni rappresentano formalmente tutti gli abitanti, si intende maschi adulti che hanno qualcosa e pagano le tasse, ecco, quelli sono i cittadini. Però sono già tanti comunque, migliaia di persone, decine di migliaia di persone. Il comune è di tutti. Sappiamo anche che però in ogni comune ci sono un certo numero di grandi famiglie nobili che hanno mezzi, ma hanno anche l'abitudine a usare la forza, hanno armi, cavalli, torri, abitudine al comando. E per molto tempo sono loro che orientano la vita del comune. E per molto tempo sembra naturale così, nessuno protesta. Poi però intanto questa società cresce, girano i soldi, c'è mobilità sociale, immigrazione dalla campagna, queste città esplodono, è pieno di gente che ha fatto un sacco di soldi ma non appartiene alle vecchie famiglie nobili. E a questo punto, in tutto questo mondo che comprende tanto il grande mercante straricco, ma anche il maestro muratore, il calzolaio, il venditore di formaggio, tutti gli imprenditori della città, dai più ricchi ai più modesti, a un certo punto cominciano a pensare che non si capisce perché dobbiamo obbedire ai nobili signori. Perché sono i nobili cavalieri che comandano in città? Quando loro non sono nessuno, noi siamo il popolo di questa città, noi che lavoriamo. La sto facendo un po' rapida, ma è così fondamentalmente. In molte città italiane nel 200 nascono movimenti di popolo, cioè della gente che lavora, sottinteso, e paga le tasse, non il mio garzone o i miei operai, ma io che ho l'azienda, ecco. E però questo vuol dire anche, ripeto, anche i piccoli, anche gli artigiani, anche gente modesta, tutta questa gente si organizza per prendere il potere. E ci sono città come Firenze dove effettivamente il popolo prende il potere e istituisce governi che vengono chiamati governi di popolo. E i cronisti raccontano com'è che si è arrivati a questo. Cos'è successo? Perché la gente ha cominciato a parlare, a discutere, a ragionare. E a forza di ragionare si è sempre più rafforzata questa idea che i nobili non sono dei nostri, e i nobili comandano con la prepotenza, i nobili girano armati e commettono ingiustizie, ecco, commettono ingiustizie e nessuno li punisce perché in città comandano loro. Qui vedete che compare un altro tema che si associerà subito a quello della libertà, il tema della giustizia per l'appunto. Secondo i cronisti che raccontano queste cose, per esempio Dino Compagni a Firenze, che è coetaneo di Dante, Dino Compagni dice: la gente appunto non ne poteva più dell'ingiustizia, della violenza con cui i nobili facevano tutto quello che volevano. E hanno cominciato a esserci delle riunioni in cui c'erano i capi del movimento, i capi del partito, che riscaldavano la gente e la volevano convincere che, anche se era pericoloso, perché c'erano città dove quando erano nati movimenti del genere i nobili avevano ammazzato i capi senza tanti scrupoli, a Firenze, anche se è pericoloso, i cittadini alla fine si lasciano convincere. Tanto li riscaldarono
le franche parole dei cittadini, i quali parlavano della loro libertà e delle ingiurie ricevute. Dino scrive in italiano, e queste sono proprio le sue parole, non è tradotto dal latino. Parlavano della loro libertà. E la libertà in questo caso è non dover obbedire a gente che commette ingiustizie. Tant'è vero che quando fanno le leggi contro i nobili, le leggi antimagnatizie le chiamano i manuali su cui abbiamo tutti studiato a scuola, le leggi per escludere i nobili dal governo, se non sei iscritto a una corporazione di mestiere e sei un nobile cavaliere o hai dei cavalieri in famiglia, non puoi appartenere al governo. Queste leggi si chiamano ordinamenti di giustizia. A loro viene naturale chiamarli così. La libertà e la giustizia sono due facce della stessa cosa. Ovviamente quando certi termini entrano molto nell'uso, nella lotta politica, diventano slogan, si corrono anche dei pericoli. Intanto si corre il pericolo che diventino così, delle cose dette per la facciata, delle cose di bandiera, delle cose che la gente si abitua a ripetere. A Firenze cosa succede? Il governo del popolo si impone parlando di libertà e di giustizia e continuerà poi sempre a parlare di libertà. Tanto più che in altre città italiane invece si sono affermate altre modalità politiche, è venuto fuori l'uomo forte, sono venuti fuori i Visconti, sono venuti fuori i personaggi che prendono il potere in città col consenso e anche con l'intimidazione, e tanta brava gente si dice che in fondo è meglio così, perché rispetto a tutto lo scontro politico che c'era prima, i partiti, le eliti, i movimenti di piazza, gli ammazzamenti, gli scioperi, invece il Signore garantisce che possiamo tutti lavorare tranquilli. A Firenze guardano queste cose, questa evoluzione che caratterizza tante città italiane, in particolare nel nord, in Lombardia, come dicono loro, e a Firenze la retorica ufficiale dice, certo, lì c'è la tirannide. Noi invece, noi siamo liberi. Firenze è il baluardo della libertà, è la roccaforte della libertà. Poi col passare del tempo uno si accorge che all'inizio il governo di popolo si era sforzato di rappresentare anche i piccoli, gli artigiani, i piccoli commercianti, e poi succede come succede, che anche lì ci sono famiglie che sono di popolo formalmente, perché non sono i vecchi nobili, ma che hanno fatto un sacco di soldi, e in città sono loro che contano ormai, e la povera gente a un certo punto non conta più niente. Tanto per dirvene una di queste famiglie di popolo, di gente all'inizio modesta, che fa i soldi con l'impresa, con gli affari, e poi, come dire, sale sempre di più, sono i Medici. I Medici non sono nobili, sono una famiglia di popolo. Però voi capite che se Lorenzo de' Medici era uno di popolo, allora dire che Firenze era governata dal popolo non è che voglia più dire così tanto, naturalmente. Però alla brava gente a Firenze si dice, ma che volete? Ma noi c'è la libertà, noi c'è la libertà. Non ci sono mica i tiranni come in Lombardia, vorreste vivere a Milano, ma nemmeno per idea. Vivete qui dove c'è la libertà. Il rischio che diventi uno slogan un po' vuoto. E poi c'è il rischio che invece in qualche caso proprio l'uomo forte che si impone col consenso delle masse perché garantisce che con me cambierà tutto, c'è il rischio che anche l'uomo forte parli di libertà, ben sapendo che è quello che la gente vuol sentirsi dire. Un altro episodio notissimo del nostro Medioevo, Cola di Rienzo a Roma. Cola di Rienzo, il tribuno del popolo, che in una città dove per l'appunto fino a quel momento spadroneggiavano i baroni, i Colonna, gli Orsini, con le loro fortezze nel cuore dell'urbe, ecco, a un bel momento viene fuori questo personaggio che viene dal, non dico che sia nato a Predappio, è nato a Roma, però è di origine modestissima, fa carriera in burocrazia e poi a un certo punto prende la testa di questo movimento che per un po' lo fa padrone della città. Morirà poi malamente, ammazzato ed appeso per i piedi e esposto al pubblico ludibrio, per questo vengono in mente certi confronti. Cola di Rienzo, quando prende il potere, alla gente non parla di nient'altro che di libertà.
Gli parla anche del fatto che Roma è caput mundi e questa cosa ai romani del 300 piace da matti, anche se in realtà loro non comandano più da nessuna parte, però ricordarglielo. E quindi quella di Rienzo fa fare un grande gonfalone scarlatto in cui è raffigurata Roma col mondo in mano, e si chiamava il gonfalone della libertà. E poi chiede al popolo di farsi dare il titolo a lui, Cola, di tribuno del popolo e liberatore. E quando scrive da padrone ormai del comune di Roma, e scrive al Papa che sta ad Avignone, scrive agli altri governi, scrive ai re, all'imperatore, e nella sua corrispondenza si intitola, ve lo dico con le parole del cronista che racconta questa storia, che non sappiamo come si chiami e perciò lo chiamiamo l'anonimo romano, e che scrive nel meraviglioso dialetto romano dell'epoca, molto diverso da quello di oggi. Il cronista dice: quando Cola scriveva si intitolava Tribuno de Libertate, de Pace e de Justizia, e anche della Santa Romana Repubblica Liberatore Illustre. Libertate, liberatore. E l'anonimo romano commenta: la bona iente, come liberata da servitute, se allegrava. Che bella, adesso c'è la libertà, i baroni stanno al loro posto, prima eravamo servi, adesso siamo liberi. Quindi, come vedete, insomma, la libertà c'è dappertutto nel 2 e nel 300 italiano, e può servire anche a coprire appunto sperimentazioni politiche che poi con la libertà hanno a che fare fino a un certo punto, ma quello che è evidente è che tutti capivano perfettamente di cosa si stava parlando. Ultimo esempio, chiudiamo. Abbiamo parlato di imperatori e re, abbiamo parlato di città, comuni, nobili signori che opprimono la brava gente che lavora, rimane la campagna. Quell'immenso mondo che a noi può sembrare un po' più muto, ecco, del Medioevo, ma che in realtà parlava e come anche la campagna parlava. Nel 1381 in Inghilterra si scatena all'improvviso una rivolta degli abitanti delle campagne. I contadini, ma anche gli artigiani, i piccoli negozianti, a volte con i loro parroci in testa, in massa si ribellano. Un cronista francese prova a raccontare al suo pubblico francese cosa c'è di marcio nel Regno d'Inghilterra. Come mai si sono ribellati i contadini? Dice il cronista Froissart. C'è un'usanza in Inghilterra che i nobili hanno grande libertà sui plebei e li tengono in servaggio. Notate, in questo caso la libertà è la libertà del nobile, il quale dice: i contadini sono i miei servi e io sono libero di comandarli e di farmi ubbidire. Anche quella è una libertà a suo modo. E poi Froissart spiega che in Inghilterra moltissimi contadini sono servi dei loro signori, nel senso che devono lavorare gratis per loro, mietere il suo grano, trebbiarlo, tagliare il suo fieno, e tutte queste cose le devono fare perché sono servi. E c'è più di questa gente in Inghilterra che in ogni altro regno. Dopodiché il cronista dice: questa gente infelice cominciò a sollevarsi, perché dicevano che erano tenuti in grande servitù. E all'inizio del mondo, dicevano, non c'erano servi. E dicevano che nessuno dovrebbe essere servo, a meno che non abbia tradito il suo signore, come Lucifero con Dio. Vedete come comunque i modelli che uno ha in testa girano e poi acchiappi quello che ti serve. Certo che Lucifero sta in catene in fondo all'inferno, ma lui se l'è meritato. Se non fosse per quello, nessun uomo deve essere servo. E non capivano perché dovevano essere sottomessi come bestie, e dissero che non l'avrebbero più sopportato, perché volevano essere tutti uguali. E se aravano o facevano qualcosa per il loro signore, volevano essere pagati come gli altri. Uno cinicamente potrebbe dire alla fin fine che volevano essere pagati anziché dover lavorare gratis, e non sembra poco naturalmente, benché ai nostri tempi, come sappiamo, ma vabbè. Dopodiché ecco che è entrato un altro tema: la libertà, che nei comuni italiani abbiamo visto accoppiata alla giustizia, e qui invece è accoppiata all'eguaglianza. Volevano essere tutti uguali. Un altro cronista, un monaco benedettino,
di un monastero che ha visto ribellarsi i suoi servi, per cui il monaco è scandalizzatissimo da questa teppaglia che si è messa in testa di essere cittadini, figuriamoci, anche lui usa la parola, cives, questi qua credevano di essere cittadini romani, si erano messi in testa quello, si radunarono in folla e cominciarono a reclamare la libertà con l'idea di diventare uguali ai loro signori. Dopodiché cosa fanno i contadini, le masse intere, in quasi tutta l'Inghilterra insorge, si radunano in massa armati, marciano verso Londra per andare a chiedere la libertà al re. Sulla loro strada, avendo fatto il seguente ragionamento, finora eravamo servi e ci dicevano che era giusto così, che la legge stabiliva questo, quindi il nemico è la legge. Uccidevano tutti gli uomini di legge del paese, tanto gli studenti quanto i vecchi giudici e tutti i membri dei tribunali, dichiarando che il paese non poteva essere pienamente libero finché i giuristi non fossero stati eliminati, e bruciavano i verbali dei tribunali e tutti i vecchi documenti. Qui lo vedremo bruciare anche la Rivoluzione francese, lo ricordate, brucerà, no, i vecchi documenti, perché qui bisogna fare la palingenesi, bisogna ripartire da zero, annullarlo il passato. Però non tutti i vecchi documenti sono da bruciare, perché il cronista nel suo monastero di St. Albans ha visto invece succedere una cosa ancora più sconcertante, che i contadini sono arrivati dall'abate e gli hanno imposto di liberare tutti i servi e poi gli hanno detto che secondo loro questa cosa della libertà ci doveva essere nell'archivio del monastero, un vecchio documento del re che garantiva la libertà di tutti. Non è una cosa che ci siamo inventati noi, noi siamo sicuri che già tantissimo tempo fa era stato detto che noi siamo liberi e voi altri monaci avete fatto sparire il documento, adesso ce lo portate qui. Allora voi capite, c'è l'abate, ci sono i monaci, centinaia di contadini armati di forconi e falcetti fuori che dicono fuori il documento, e l'abate e i monaci che cercano di spiegare che loro il documento non ce l'hanno veramente, che adesso andranno a cercarlo. Dopodiché per fortuna arrivano documenti firmati dal re, perché il re è stato, come dire, assediato dai ribelli nella Torre di Londra e alla fine ha concesso la libertà agli abitanti del regno. E da ogni parrocchia i ribelli sono tornati a casa con un documento ufficiale della cancelleria del re, timbrata da un cancelliere nominato all'occasione in fretta e furia, perché il cancelliere precedente lo avevano decapitato i ribelli, così come hanno decapitato l'arcivescovo di Canterbury, tornano alle loro parrocchie con i loro documenti firmati dal re, che il re naturalmente appena la rivolta sarà finita, inutile che ve lo dica, annullerà tutti. Ultimissima cosa, tornano alle loro parrocchie in qualche caso appunto guidati dai loro stessi parroci. E in particolare c'era un parroco che viene rapidamente identificato come il leader dell'intero movimento. Dice il cronista Froissart, queste idee le aveva un prete matto nella contea di Kent, chiamato John Ball, che per le sue folli prediche era stato imprigionato 3 volte dall'arcivescovo di Canterbury. Cosa diceva questo prete? Che le cose non andranno bene in Inghilterra finché tutto non sarà in comune e non ci saranno più né villani né gentiluomini, ma che tutti siano uniti e i signori non siano più padroni. Insomma, era un comunista il quale nei suoi sermoni diceva: gli uomini sono stati creati tutti uguali dalla natura per volontà di Dio, la servitù è un obbrobrio che hanno inventato gli uomini. E adesso finalmente Dio ci ha dato un'epoca in cui, se vogliamo, potremo godere della libertà che abbiamo desiderato così a lungo. E John Ball, per guidare un movimento bisogna essere bravi ovviamente a parlare e a coniare slogan, è lui che ha coniato lo slogan: quando Adamo zappava ed Eva filava, chi era il gentiluomo allora? Siamo tutti figli di Adamo. Dice un cronista, per questi consigli era guardato dai plebei come un profeta. Ebbe poi la sua ricompensa quando fu trascinato, sbudellato, impiccato e decapitato come traditore. Perché appunto alla fine in quel caso il re e i nobili riprendono il potere. Però io devo dire che leggendo queste cose
non mi stupisco più tanto che secoli dopo, in un'epoca apparentemente così diversa, sì, diversa da tanti punti di vista, però dentro la stessa nostra civiltà comunque, secoli dopo si siano fatte delle rivoluzioni, stavolta delle rivoluzioni, non solo delle rivolte, perché sono riuscite, hanno avuto successo, e si sono fatte delle rivoluzioni dicendo che tutti gli uomini sono creati uguali, che il loro creatore gli ha concesso certi diritti inalienabili e che fra questi ci sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. Grazie.